Allora, incominciamo dall'inizio ed è un doveroso ringraziamento per aver organizzato questo incontro alla Ministra, per averci consultato, per aver approcciato al Governo, per aver approcciato alle riforme in modo come si deve fare, cioè sentendo anche le opposizioni. Abbiamo rappresentato la nostra posizione che è nettissima. Delle riforme si deve parlare insieme, non puoi discutere di presidenzialismo, poi avere Calderoli che va avanti con l'autonomia, poi parlare di legge elettorale, cioè diventa un macello che provoca poi uno Stato ingovernabile, ingestibile, che è già un problema dell'Italia. Abbiamo rappresentato il fatto che noi siamo nettamente contrari e non disponibili sul presidenzialismo per la ragione molto semplice che il Presidente della Repubblica è l'unica istituzione che gode la fiducia dei cittadini in Italia perché rappresenta l'unità della nazione. Siamo invece favorevoli a un premierato, quindi a un Presidente del Consiglio con poteri più forti, anche eletto direttamente, come è dal nostro programma elettorale, con una legge elettorale che può essere a due turni come quella dei sindaci o anche proporzionale con un premio di coalizione, ma soprattutto abbiamo rappresentato che a nostro avviso di pari passo va fatto sia la discussione sul Parlamento e quindi il monocameralismo, che ci sia e rimanga in Italia solo il Senato, che non si può abolire perché dall'epoca dei Romani si chiama Senato, e quindi che rimanga una Camera. Un lungo confronto, il Movimento 5 Stelle è sempre in prima fila per tutte le innovazioni veramente utili per il Paese. Abbiamo fatto delle proposte per superare quelle che nella nostra valutazione sono le maggiori criticità del nostro sistema. Non possiamo dire che va tutto bene. Problema degli esecutivi, dei governi che si alternano, non hanno sufficiente garanzia di stabilità, esiste, come esiste il problema anche di rendere ancora più efficiente, efficace l'attività legislativa del Parlamento. E queste sono due direzioni di riforma su cui secondo noi bisogna intervenire. Però invece trapiantare di sana pianta altri sistemi e sperimentarli qui ci sembra assolutamente avventuroso. Noi siamo per intervenire per garantire maggiore stabilità agli esecutivi, ripeto, e per rendere più efficace l'azione del Parlamento. È stato un incontro lungo, anche importante, abbiamo però ribadito alla Ministra la nostra posizione rispetto alle proposte che ci sono state fatte. Sono proposte che prevedono un'elezione diretta del Presidente della Repubblica, un'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo espresso la nostra contrarietà perché riteniamo che la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica in particolare sia assolutamente da preservare, e quindi siamo contrari a qualunque iniziativa che possa snaturare o stravolgere o eliminare queste funzioni di garanzia che sono nel nostro sistema parlamentare per noi fondamentali. Allo stesso tempo però abbiamo detto alla Ministra che se l'obiettivo è quello di raggiungere una maggiore stabilità dei governi, allora le forme con cui questo obiettivo si può raggiungere sono altre. Abbiamo fatto delle proposte concrete, ci sono modelli alternativi che, pur non prevedendo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esempio, garantiscono comunque una stabilità dei governi. Abbiamo fatto quindi delle proposte su modelli che già esistono, abbiamo immaginato appunto di proporle, come anche abbiamo detto che ci sono strumenti che possono andare in questa direzione come la sfiducia costruttiva. E questo è soltanto un primo giro di tavolo, ovviamente poi dipenderà da quelle che sono le proposte che verranno alla fine di questo percorso. Innanzitutto abbiamo ringraziato la Ministra per l'occasione di confronto. Abbiamo avanzato innanzitutto un elemento di metodo. Qui non si tratta di arrivare al presidenzialismo purché sia, si tratta nel caso di mettere mano complessivamente alla Costituzione. Una maggioranza in Parlamento, che è minoranza ancorché consistente nel Paese, che diventa maggioranza per una legge elettorale che distorce la rappresentanza, difficilmente potrà arrivare a meta con una riforma complessiva e non solo con delle bandierine. Quindi abbiamo proposto alla Ministra Casellati
di considerare l'opportunità, oltre che la possibilità, di eleggere un'assemblea costituente che potrebbe essere eletta contestualmente alle prossime elezioni europee su base proporzionale, lavorare per un anno e consentire comunque entro la fine della legislatura una riforma costituzionale. Lungo e articolato. Abbiamo l'impressione che il progetto sia ancora ad uno stato non avanzato e quindi piuttosto vago per molti aspetti. Noi abbiamo detto con molta fermezza la nostra contrarietà all'ipotesi di presidenzialismo e anche di premierato e che crediamo che solo con un rafforzamento del Parlamento si possa ricostruire quel clima di fiducia, di vicinanza alle istituzioni che sembra essere venuto meno nel Paese, dove l'assenteismo, il non voto, prevale purtroppo in tutti i gradi della espressione della rappresentanza istituzionale. Sì, sì, aggiungo. Beh, intanto devo ringraziare tutti perché gli interventi di ciascuno hanno arricchito le mie condizioni, hanno ampliato il mio campo di indagine. Oggi tiro, per così dire, la riga perché termino l'ascolto con il Movimento 5 Stelle. E poi mi prendo un breve, brevissimo periodo di riflessione per analizzare tutte le varie proposte che sono state qui elaborate. Quindi più tardi darò ulteriori notizie sul programma che andrò a redigere insieme alla maggioranza e mi auguro appunto sempre con la partecipazione di una opposizione dialogante. Grazie.